Eccolo qui. Eccoci, ciao Marta. Io Ciao, come stai? sempre bene, tu come va? Stavo cercando di intrattenerli nell'attesa di trovarti. Qualcuno scrive: sto investendo del tempo per produrre contenuti su TikTok. Bravissimo, mi sei piaciuto. Allora, Federico, in realtà ho già spoilerato un pezzetto di cose su di te, ma la domanda di rito è sempre, anche in questo episodio numero 5 di Io lavoro su TikTok, che lavoro fai? Cioè, chi sei? Allora, questa è già una domanda che mi mette sempre in grande difficoltà ogni mese che avanza, devo dire. Allora, io sono Federico Rana, ho 23 anni, allora, mi definivo fino a qualche tempo fa un aspirante giornalista, però più vado avanti più noto che questa dicitura sia un po' inesatta, sia perché il giornalista in sé come categoria è ormai sempre più difficile da certificare in qualche modo, è sempre più difficile da costruire, anche perché poi quello che faccio io in qualche modo potrei reputarlo giornalismo, eppure non sono un giornalista, o comunque non lo Vedi, faccio io in già ti maniera. avevo definito giornalista per spiegare un po' chi eri, perché diciamo che quello che fai un pochino potrebbe afferire al giornalismo, no? Cioè, in Perché parte. questo è il grande tema, cioè questo anche io dico perché sennò devo stare lì a dire sono un creator che fa cose di informazione, no, dici giornalista e semplifichi, metti tutto insieme, però è un grande tema. Io personalmente penso di fare dei prodotti che se non sono giornalismo comunque informano e sono utili, e nel 2021 non è proprio una da buttare come cosa, devo dire, per cui direi aspirante giornalista, ma è la versione pigra della situazione, in realtà forse è un po' più complessa. E poi, vabbè, faccio un po' lo speaker, vado in televisione, mi piace comunicare soprattutto, devo dire, questa cosa qua l'ho capita negli ultimi tempi. Ecco, a questo proposito, cioè, definiresti un po' il tuo rapporto con la tecnologia? Com'è? Hai simpatia? Adesso io ti vedo su Clubhouse, ti vedo anche qui, però in generale, cioè, rimani molto curioso nella tua attività di comunicazione oppure le nuove piattaforme un po' ti mettono l'angoscia? Allora, io sono curioso di natura, cioè nel senso mi è sempre interessato un po' tutto, al di là della tecnologia. Per esempio, io ci sono giorni in cui passo molto tempo qua su TikTok, perché comunque mi serve, e anche per se vuoi crescere comunque devi stare in una piattaforma, ma per esempio sono un tipo che a volte si isola completamente, legge quintali di libri, riviste, di cultura, perché mi piace fare così. Con la tecnologia ti dico, fino a quando ero al liceo ero un boomer diciottenne, perché comunque mi ricordo che un amico che adesso fa ingegneria elettronica mi prendeva veramente in giro perché io alcune cose base era un po' il rapporto che io adesso ho con i miei genitori, perché magari dice come faccio a mandare questa foto su WhatsApp, mi chiede mio padre, e io ai tempi ero un po' così, capisci? Poi mi sono molto svegliato sotto questo aspetto, non è che l'ho fatto proprio di proposito, è venuta un po' una vena naturale, mettiamola così, e adesso non saprei nel bene e nel male, pensare alla mia giornata senza la tecnologia. Non so quanto sia un vantaggio, a volte forse è un limite, però a volte è una grande opportunità. Diciamo che è uno status delle cose. C'era qualcosa in particolare che tu pensavi di TikTok prima di cominciare a usarlo? Qualcosa che ti avevano detto? Qualche idea che ti eri fatto? Allora, ti confesso questa cosa, che poi forse è un po' un tema che spoilera quello che volevi chiedermi dopo. Io in realtà, prima di arrivarci, non sapevo niente di TikTok, non sapevo assolutamente nulla. Forse anche meglio, perché è come quando conosci una persona dal vivo a un aperitivo senza pregiudizi. Perché io non sapevo assolutamente nulla. Io Cosa veramente, poi che molto, poi. molto particolare di questi tempi, nel senso che è difficile che succeda, però Di conoscere persone, di conoscere applicazioni. ultimamente di conoscere persone agli aperitivi che non avevi visto prima, però magari insomma tornerà. Speriamo, guarda, io amo veramente essere sorpreso dalle persone e per me TikTok è stata una sorpresa perché poi io alla fine mi sono aperto il profilo TikTok, se non sbaglio, a fine marzo 2020, per cui inizio del primo lockdown e Come tanti, io tra prima l'altro, sei dentro una fascia di tantissimi che hanno fatto così. sono un po' banale su questo, è vero, però dall'altra parte mi dico, se l'avessi aperto prima sarei molto più avanti, almeno come numero di persone raggiunte, perché lì qualche mese all'inizio ha fatto veramente la differenza. Lo vedo tra chi poi ha
ha aperto magari il profilo in estate e già io sono più avanti sotto una cosa di ricezione perché ai tempi i numeri erano pazzeschi. Però ti dico, allora, io avevo aperto in quel momento lì che c'era il lockdown, ma io prima del lockdown non mi fermavo veramente mai, perché comunque lavoravo a Sky Sport ai tempi, e per cui non avevo neanche il tempo di aver ricevuto nei radar TikTok, ma per esempio neanche Twitch, per cui ai tempi ero quasi boomer anche ai tempi, perché comunque ero molto delle mie concezioni, sono cambiato totalmente anche sull'aspetto lavorativo su questo. Beh, questo è interessante, magari poi lo possiamo vedere. Quindi tu mi stai dicendo che in realtà non è stata una strategia, cioè tu sei arrivato e ti sei messo a fare dei contenuti. C'è stato qualcuno in particolare che seguivi per capire come funzionava la piattaforma o che ti ricordi che seguivi, magari non lo segui più? Allora, ti dico, sì, sono sbarcato sulla piattaforma come un bambino che arriva per la prima volta alle elementari, cioè nel senso è come se un bambino lì arriva al suo banco, trova un gioco nuovo, non sa cosa sia, però vuole giocarci. Io sono arrivato perché poi non so mai stare fermo, in quel momento lì bisognava farlo per forza, ho cercato una valvola di sfogo capendone subito il potenziale, ma non sapendolo interpretare bene. Lì per lì non ho seguito qualcuno che almeno che facesse quello che facevo io, all'inizio no, però ho seguito, vabbè, i suggeriti all'inizio, perché comunque devi un po' Chiaro. smuoverti sotto quel senso. Poi ho suggerito chi mi piaceva che, e lo faccio ancora adesso, chi aveva un modo di comunicare che mi piaceva, perché mi sono sempre detto, se uno comunica bene, poi può declinarlo in tutti i ambiti possibili. Per cui mi dico, se uno mi cattura Sei e io la sono un seconda utente. persona che mi dice questo nel giro di 24 ore, quindi è molto curiosa questa cosa. È una cosa, insomma, tu che sei un esperto, è una cosa positiva questa o No, è no? molto positiva, però me l'hanno detto facendomi notare un cambio di mindset che avrei dovuto fare su qualcosa. Se tu sei in grado di eccellere, di essere un leader, no, tra virgolette, in un campo, probabilmente lo puoi essere anche in altri se ti formi a sufficienza e usi bene Ah. gli strumenti che hai. E credo che sulla comunicazione sia una cosa molto simile, cioè, in effetti, quando tu sai comunicare in un posto, se rimani curioso e appunto non ti cristallizzi sulla piattaforma come a tanti capita di fare, sei capacissimo di muoverti anche lì. Io credo che Chiara Ferragni sarebbe capacissima di essere su Clubhouse, ad esempio. Mi rendo conto che non sia in questo momento un investimento che si sente di fare per i suoi motivi, che possiamo considerare giusti o sbagliati. Però, come dire, se tu sei in grado di farlo, lo sei in grado di fare anche da altre parti. Diciamo, capendo le peculiarità delle piattaforme stesse, quella è poi la cosa più importante. Esatto. Esatto. Esattamente tu che contenuti da un punto di vista divulgativo porti più spesso? Perché in TV io ti vedo spesso andare a parlare di calcio, è per questo che ci siamo conosciuti. Anche qui su TikTok ne parli, però non solo di quello in realtà. Allora, ti svelo, quella cosa che dicevi tu prima, io la interpreto molto anche nel mio ambito strettamente giornalistico, mettiamola così, perché io sono sempre dell'idea, cioè ultimamente almeno mi sto formando anche su TikTok, soprattutto come non un tuttologo, perché non, anzi io penso di saperne sempre poco di tutto, per quello mi informo tanto e approfondisco tanto, anche se per un minuto di video TikTok io ci metto tanto impegno, ti faccio vedere tipo qua. Oggi ho fatto un video e io prendo appunti, ancora sulla vecchia carta, tra l'altro. Cioè, proprio io sono uno che fa così perché poi è come se facessi un esame, paradossalmente. Comunque, se facessi qualcosa, io voglio saperne bene tutto per poi poter fare. Io quando faccio i video non leggo, io memorizzo, studio e poi vado. E sotto questo aspetto, io penso che comunque il lavoro del giornalista può anche essere quello di cambiare forma e cambiare anche argomento. Cioè, se io tratto di sport e ho iniziato così, non dico che vorrei continuare, però vorrei anche svariare, anche al di fuori di TikTok. Però se io, nel senso, tratto di una cosa, però poi mi succede che la funivia, per esempio, la funivia del Mottarone crolla, per come sono fatto io, non riesco a non parlarne. E soprattutto non riesco a non dare alle persone, al di là che poi sia seguito o meno io, però non riesco a non dare alle persone un punto di vista neutro, imparziale, che spesso manca, se vogliamo,
su quella vicenda lì, perché per Tra esempio l'altro è successo sul anche a me, Mottarone. è successo anche a me, nel senso che paradossalmente sia con la questione del Mottarone sia anche col commento di Antonio Conte che va via dalla, non so se hai visto il video, che va via dalla panchina dell'Inter, un video che è tra nell'ultimo paio di mesi tra i più visti sul mio canale YouTube, in cui dico forse ci sono delle lezioni che possiamo imparare anche dal punto di vista aziendale, no? Un video che ho detto ma no, ma non lo faccio perché magari. E in realtà è stato molto apprezzato, quindi è vero che dobbiamo. L'ho visto perché ti faccio un po' di pubblicità. Io sono iscritto al tuo canale Telegram Stop Whining, per cui Grazie. basta piangere, per cui ci sono e l'ho visto assolutamente. E mi piace tra l'altro come mi piace il taglio che hai dato alla vicenda, perché comunque è un modo per ricondurre una vicenda pregnante al tuo ambito, per cui ci sta. Tra l'altro mi sento. Ragazzi, abbiamo perso il Federico. Vediamo se ricompare. Ah, vediamo. Ragazzi, abbiamo perso Federico. Intanto vedo connessa. Vederci bene potrebbe essere un'ottima ospite per questo format. Poi ti scrivo. Eccolo, è ricomparso il Federico, adesso arriverà anche qui. Ma com'è rifiutato l'invito, regà? Scusate. Ai ai ai. Oggi. Oggi abbiamo un sacco di difficoltà, devo dirvi la verità. Forse come ospite, vediamo. Grazie, vederci bene, poi ti scrivo. Federico? Sì, l'abbiamo ripreso. Eccoci qua. Si è Grande Massimo. suicidato sulla pubblicità, ma è giusto così. Allora, dicevi, parte del tuo lavoro è anche andare in TV, io ti seguo su Twitter, insomma, ci sono una serie di altri canali dove tu sei attivo. Da un punto di vista di lavoro, tu hai notato qualcosa di diverso, qualche opportunità in più? Sicuramente tu adesso hai più di 40.000 follower sul tuo canale. Significa avere un brand personale comunque molto sviluppato all'interno di una piattaforma come TikTok per i contenuti che porti tu, no? Perché poi uno dice, guardando solo i numeri, c'è gente che ne ha molti più. Certo, però bisogna anche vedere quali sono gli argomenti che uno va a trattare, no? Hai avuto qualche cambiamento? Ti hanno cercato di più? Ovviamente non passi l'esame da giornalista, quantunque tu lo voglia fare o no. Perché sei simpatico e bravo su TikTok, però diciamo che per altre cose magari può aver Assolutamente. aiutato. Allora, ti svelo che io in realtà, paradossalmente, se non per determinate realtà, non ho mai posto l'accento sul mio canale TikTok. Cioè, nel senso, è una cosa che io faccio con regolarità, perché una cosa che mi piace molto è il fatto che io non la mattina mi sveglio, però io penso, oggi è successo questo, potrei renderlo un video TikTok. Cioè, nel senso, ormai è come una sorta di ricerca editoriale per fare un video Ti quotidiano. fermo subito perché questa è la risposta a una delle domande più frequenti che a me arrivano, ovvero come faccio a sapere di che cosa parlare? Allora, siccome diciamo, il mondo è pieno di notizie, se non sono in Italia, sono in Europa, sono da qualche altra parte, l'Asia è piena di belle notizie tecnologiche, cioè ovunque, Assolutamente. ok? Se non sapete effettivamente che cosa dire, una delle cose che vi risolve il problema, io adesso lo faccio un po' meno perché ho meno tempo, però ad esempio io usavo molto Feedly, beh, ho un abbonamento ad alcuni quotidiani, tra l'altro, spoiler, comprerò il primo numero della Ragione dell'amico Fulvio Giuliani che è in edicola mercoledì, nuovo quotidiano a 50 centesimi quando tutti gli altri alzano i prezzi. Sono molto curioso.
Sono Secondo molto me curioso, lo comprerò anch'io. anche io perché il primo numero è sempre da Esatto, collezione. esatto. E c'è una cosa assolutamente importante da sapere, che le notizie sono lì, basta sapere dove andarle a prendere e o uno le racconta e basta, a me capita ogni volta, ogni tanto di farlo, ma magari anche un piccolo commento, quando tu racconti una notizia, ti può scappare. Quindi il contributo che noi stiamo dando è comunque importante, anche se a noi sembra piccolo. Un esempio che io ti faccio è che io ho parlato di una notizia che in Italia è passata estremamente sotto silenzio del mio mondo, cioè il mondo dei social media, su Snapchat. Snapchat che, ah, è morta, non serve a niente. Sì, tant'è che a parte che i filtri di Snapchat sono sempre l'ispirazione dei filtri che dopo TikTok deve aggiungere una piattaforma perché la gente va a fare i contenuti di TikTok su Snapchat negli Stati Uniti. Ma a parte questo, c'è una questione assolutamente importante che sta succedendo attorno all'investimento di Snapchat in realtà virtuale. Che cosa dice il CEO di Snapchat? Dice: guardate che noi abbiamo investito sugli occhiali, mica gli occhiali, le applicazioni, perché ci siamo resi conto che a un certo punto, social medium non può essere più dentro al telefono e sarà embedded, no? Sarà dentro la nostra vita, dentro a qualcosa che noi vediamo, quindi un visore, qualcosa esternamente al device. E non solo il social network, c'è la capacità di creare piccoli video con i filtri, vuol dire la capacità di truccare o comunque colorare in modo diverso anche la realtà esterna. Quindi Assolutamente. sono esperienze immersive totalmente diverse. Questa notizia in Italia non ne ha parlato nessuno. Io ne ho sentito parlare all'interno di un podcast americano, mi ha molto incuriosito e poi l'ho vista ribattuta da un'altra newsletter tech. Quindi quello che tu stai dicendo, ti ho interrotto perché è una delle domande che mi fanno più Mi ha fatto spesso. Ma bene. com'è che si fa a sapere di cosa parla? Informatevi 5, 10, 15 minuti al giorno, ci sarà una notizia che potete commentare. Guarda. Ti dico, io poi sono per deformazione, ma perché mi piace sapere cosa mi accade intorno, per cui mi informo sia magari un po' per lavoro, sia perché cioè sono, non saprei fare altrimenti, mettiamola così, però io a volte devo addirittura fare una scrematura, cioè devo decidere oggi tratto quella, magari faccio anche, cioè tipo oggi, ti faccio un esempio, oggi ho voluto fare un punto sulla situazione in Italia, tra l'altro un video che ho appena messo, per esempio parlando delle zone bianche, del fatto che ci sarà domani la riapertura il 1º giugno. E poi del numero di morti molto basso, come il tuo cognome, tra l'altro, piccola freddura. Però per dire che, e poi c'erano anche altre notizie molto interessanti, mi sono detto, magari le programmo per i prossimi giorni, ma in realtà non credo mai così, perché comunque ovviamente ci sono tantissime notizie che accadono durante il giorno, cioè, tantissime cose che accadono, per cui sinceramente non mi capiterà mai di poter dire oggi cosa farò venerdì. Sarebbe quasi bello perché io mi metto lì, faccio video per un'ora e ho i video pronti Sai che per io lo tutta la settimana. facevo, però anch'io mi sono resa conto che è più utile essere breaking news, no? Quando fai questo lavoro qui, perché sei rilevante in ciò che racconti quel giorno lì. Dopo sì, puoi aspettare un paio di giorni, però non di più perché è un po' più difficile. Credi di avere qualcuno ti scriva in modo particolare qualche commento che ritorna nei tuoi post? Magari ti chiedono della tua carriera. Hai notato qualcosa di particolare nella reazione che hanno le persone nei tuoi confronti qui su TikTok? TikTok dici sempre? Sì. Ma su TikTok allora devo dire che c'è un pubblico molto giovane, per cui poi io sui video tendo ad essere molto, non dico istituzionale, però tendo a essere particolarmente serio, perché comunque se tratto di notizie di un certo tipo non posso dirle, ehi ragazzi, sapete che oggi è successo così? Cioè devo essere comunque Chiaramente. serio e fa parte anche di me, per cui non è uno sforzo, è una mia inclinazione. Sulle live sono molto più spontaneo perché comunque è un modo diverso. Io facendo anche radio so intervallare momenti in cui faccio magari giornalismo più stretto, magari in cui comunque ci sta anche mettersi in maniera empatica, ci sta anche intrattenere perché io voglio fare informazione, però fare intrattenimento mi piace molto. Per cui nei live sono più empatico e nelle live alla fine è banale dirlo, ma si crea un rapporto più diretto. Per cui è lì che ti crei la vera audience, se vogliamo, perché poi. Se chi ti segue e vede un video in cui parli, non so, ho parlato degli ex brigatisti, tra l'altro un video in cui li
non puntavo niente, ha fatto 35.000 visualizzazioni per È far capire sempre che su così, TikTok. è sempre così, è sempre così. È la cosa più bella quando succede, perché è veramente la riprova del fatto che la bontà di un contenuto non la decide il gatekeeper, quindi noi stessi, ma a volte neanche il network dentro cui lo mettiamo, ma alla fine sui social lo decide il pubblico ed è una cosa bellissima. Sentivo Assolutamente. un'intervista a Franco Battiato di molti anni fa, in cui gli veniva chiesto, ma tu pensi che la musica, cioè il valore di una canzone, di una musica, sia determinato dal suo successo, almeno anche dal suo successo? Lui dice sì, mi rendo conto che sia una posizione molto scomoda, e questi erano gli anni pre-social media, pre-Spotify, ma è troppo facile trincerarsi dietro al ma non mi capiscono. Evidentemente, se c'è qualcuno che apprezza quel livello, qualcosa significherà. Concordo, concordo perché è ovvio che io sono il primo a dire comunque, ma anche per il pubblico è bello, cioè io ho 41.000 follower che sono per me un pubblico buono perché comunque io faccio dei video di un certo tipo, per cui serve un pubblico anche impegnato, mettiamola così. E poi vedo sempre un buon riscontro tra il numero di follower e il numero di visualizzazioni, anche se, come tu ben sai, i per te fanno la differenza sempre. Però mi sono sempre detto, comunque se io faccio una cosa, è ovvio che la faccio perché esista, ma se qualcuno me lo, cioè se me lo guardano in 40.000 persone invece che 40, sono sempre più felice. Questa Sì, cosa e qua è bellissima. questo non voglio che ci porti su un discorso del ma No, importano le no, no. visualizzazioni, però è anche vero che, come dire, guardare che cosa funziona di più e funziona di meno ci aiuta moltissimo a capire come dovremmo star veicolando i contenuti. Io, ad esempio, ho cominciato a fare dei video di forma più lunga su YouTube, su cui infatti adesso non ho neanche 1200 iscritti, nonostante secondo me su YouTube ci siano i miei contenuti migliori, perché YouTube non ci ho mai puntato particolarmente, essendo molto più forte su altri canali. Ma questo che cosa mi ha fatto dire? Mi ha fatto dire, però, se sugli altri canali ti stanno chiedendo di fare dei video di approfondimento, parlare un po' di più, alla fine ho capito che un mix tra i mini video e quelli di approfondimento poteva avere un senso, e questo mi ha portato sicuramente a, come Assolutamente. dire, dare almeno un contributo in più, no? Quindi credo che su questo la audience dica molto. C'è qualcosa che ti ha stupito in particolare di quello che ti succede su TikTok? Beh, la prima cosa è che comunque io alla fine, sia perché è usata molto da una fascia di età poco più bassa della mia, per cui sull'età adolescenziale, anche se in realtà vedendo gli ultimi dati in cui sono incappato, devo dire che questa cosa è sempre più controtendenza. Infatti, a me stesso, molte persone di età più grande della mia mi commentano i video, per cui questa cosa qua. Però mi ha sorpreso il riuscire a portare, in realtà era un po' il mio sogno, il mio obiettivo, mettiamola così, riuscire a portare l'informazione dove stavano i ragazzi. Cioè, nel senso, non mi faccio il neofita, non mi faccio il profeta degli adolescenti, perché non lo sono, potrei diventarlo, non lo so, però non lo sono in questo momento, però sapere che dei ragazzi ti seguono perché sanno che da te trovano delle notizie vere, preparate in maniera approfondita, ma spiegate semplicemente in maniera breve perché TikTok propone questo, è un gran bel, cioè potrei farmi una maglietta e scrivercelo sopra e portarla a petto alto, mettiamola Guarda, così. io non l'ho invitato subito in questo format perché siamo già andati in live più volte, ma lo ridisturberò. Sono stata probabilmente quella che ha convinto il primo giornalista italiano in assoluto a essere su TikTok, che è Emanuele Capone del Ah, secolo XIX, era stato. Sì. che non ha, cioè inizialmente diceva, oh, ma cos'è, ma perché? E alla fine, insomma, a febbraio, sì, fine febbraio, inizio marzo si è iscritto. E ha fatto quasi subito il botto, nel senso che è cresciuto molto Lui lo velocemente, seguo. ha cambiato vari lavori, cioè con un format molto molto semplice. Mi ha fatto morire da ridere che quando è entrato il video da 3 minuti ha detto, ma io raccontavo le notizie in 1 minuto, e adesso? E questo, vabbè, mi ha fatto molto sorridere. Ma sai che, piccola parentesi, ho visto anch'io il video perché io lo seguo e è forse uno dei primi che ho seguito perché quando è arrivato su TikTok era uno dei pochi che già faceva quella cosa lì. Sì. Poi forse lui è rimasto un po' troppo fedele al format e non gioca per niente sul taglio, che può essere, cioè sul montaggio video, che può Sì. essere un vantaggio e uno svantaggio, mettiamola così. Però sul video dei 3 minuti,
ho anch'io grandissimi dubbi, perché è vero che banalmente io quando guardo un video, se mi cattura su TikTok, poi non so, cioè potrebbe durare niente più Sì, di un minuto, non me ne è vero. accorgerei. Per cui, però anche a me è un po' spaventa, perché comunque TikTok, a parte che TikTok perderebbe un po' la sua identità come piattaforma, e poi non che non abbia cose da dire, però lì è una lotta ancora più dura e ancora più serrata per accaparrare l'attenzione di chi ti ascolta, perché 3 minuti, cioè 3 minuti sembrano pochi, ma se ci passi da 1 minuto a 3 minuti è un'enormità, ovviamente. Assolutamente. Ma allora io avevo promesso di liberarti per le 3, quindi se non c'è qualcosa che in particolare tu voglia aggiungere, ti lascerei anche tornare a lavorare e filmare i tuoi video. L'unica cosa che ti chiedo è una cosa che chiedo a tutti: hai un messaggio particolare per chi ancora è qua a dire no, ma questa piattaforma è per i bambini, che sia per i bambini l'hai già detto, però no, non c'è il mio target, non va bene, insomma, qualcosa contro i pregiudizi su TikTok, Flash. Ma guarda, penso che non sia un pregiudizio su TikTok, forse un po' più per i social, ma in realtà chi dice così è per indole che non si butterebbe neanche a fare tante altre cose. Io per indole sono uno a cui piace rischiare, ho 23 anni, per cui se non mi piacesse farlo avrei qualche, cioè sarei molto impaurito per me stesso, per cui sinceramente non saprei dire. Saprei dire che TikTok è una realtà che non va stigmatizzata perché è un mezzo, poi l'utilizzo può essere, di tutti i mezzi può essere buono o meno buono, però è un mezzo, non va visto come il demone dei social, è una grande opportunità, per me lo è stata, spero che lo possa essere ancora di più in futuro, però è qui che bisogna fare la differenza, secondo me, il campo è questo, secondo me, nel futuro, perché comunque se molte generazioni ci arrivano, non è perché c'è qualcuno che le ipnotizza, però vuol dire che ha qualcosa che andrebbe anche studiato per capire perché tutte le generazioni arrivano qua. E secondo me il fatto che le generazioni siano qui è un motivo in più per essere qua e giocarsi la partita, non dire TikTok è brutto, TikTok è cattivo, anche perché vedrai anche tu adesso, da qualche settimana in realtà, le pubblicità in televisione e TikTok sono aumentate in maniera Sì, incredibile, anche per su cui c'è. YouTube. Quello non l'ho notato, però devo dire che in televisione, quando è arrivata in televisione, e anche per esempio, cioè io guardo molto anche sul sito di Sky, che io per deformazione professionale seguo con molta attenzione, vedere anche un insert bello grosso lì, mi sono detto, cavolo, qua TikTok sta puntando, sta lanciando molto e il mondo si sta aprendo a TikTok. E questa è Stanno la cosa. andandoci pesantemente, sicuramente. Io Federico ti ringrazio, ricordiamo che ti possono seguire su TikTok, anche su Twitter sei molto forte. Su quali canali vai in televisione adesso? Allora, ora come ora sono un po' in stand-by perché è finita la trasmissione che conducevo su Tele Lombardia, però lavoro adesso da qualche tempo su RTL, ogni weekend 102.5, ogni weekend dalle 15 alle 17 su RTL 102.5 News si chiacchiera in maniera preparata, però un po' informale, un po' fresca da Generazione Z di calcio, quindi dalle 15 alle 17 su RTL 102.5 News. Benissimo, allora palla al centro, 1-1. Grazie Federico, buon lavoro, buon pomeriggio. Noi ci vediamo con questo format giovedì alla stessa ora, 14:30, e si parla di risorse umane. Poi non vi dico altro. Ciao Federico. Ciao Marta, grazie mille. Ciao, Ciao ciao, grazie buona a te. giornata. Ciao.